Benvenuti a un nuovo appuntamento di Dal Vivo. Oggi abbiamo in collegamento con noi Dianora Zacchè, organizzatrice della compagnia minima teatralia Du per Du, che ci parlerà dello spettacolo Le Otto Montagne, presentato al Teatro La Cooperativa di Milano dal 24 al 29 ottobre. Benvenuta Dianora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo spazio. Io sono a raccontarvi in breve quello che è lo spettacolo Le Otto Montagne, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Primo Strega 2017, diventato un caso letterario sin dalla sua uscita. E poi trasformato anche in un film con un cast stellare pluripremiato. Lo Esatto, e le spettacolo. chiederei proprio come è nata l'idea di mettere in scena questo spettacolo. È nata dalla regista e ideatrice del progetto, Marta Maranconi, direttrice artistica di Minima Teatralia Du per Du, e dalla sua amicizia storica con l'autore Paolo Cognetti, e dal loro comune, percorso di vita all'interno di realtà culturali milanesi che hanno creato insieme, ricordiamo La Scighera, uno dei progetti nati da entrambi. E, lo spettacolo non vuole essere quello che è un riassunto del libro, ma proprio un foglio bianco su cui il protagonista traccia il proprio paesaggio mentale. Questa è stata anche la stessa espressione usata dall'autore nel raccontare il suo modo di vedere il paesaggio della montagna. Il progetto è nato anche grazie alla collaborazione con la drammaturga Francesca Sangalli e vede la storia di Pietro, che è un ragazzino di città, un po' solitario, e il suo rapporto con i genitori e con l'amico Bruno, però soprattutto con la montagna, una montagna che si rivela bella, meno ospitale, selvaggia, pura, e quindi l'anima in questo caso diventa proprio una categoria dello spirito che si manifesta in questo racconto di formazione. E lo spettacolo infatti si dipana un po' come una memoria di quello che è successo, del racconto, e c'è una sospensione del tempo. Le voci del passato, le reminiscenze letterarie che riecheggiano della montagna ritornano nello spettacolo e la parola narrata si intreccia anche musicalmente a tutto il tessuto di sonorità che sono presenti nello spettacolo. In scena, infatti, c'è una lamiera del tuono che è stata ideata dal musicista Dario Buccino ed è suonata in scena dalla performer che incarna tutto quello che è la montagna e tutto il femminile presente nello spettacolo, quindi la madre, la bambina, tutti i personaggi femminili. E a che tipologia di pubblico è rivolto questo spettacolo? Quali sono i temi principali che vuole affrontare e il messaggio che vuole trasmettere? Certo, i temi sono i più fondamentali, quindi parliamo dell'amicizia, dei rapporti con la natura, si fa anche riferimento a tutto quello che è la letteratura nascosta che è stata portata in emersione nella riscrittura del romanzo, quindi Thoreau, Twain, autori letterari, quindi può essere sia adatto a un pubblico più giovane, immagino ragazzi dei licei, ne abbiamo già avuti diversi ad assistere alle nostre repliche, ed è sicuramente uno spettacolo per tutti. Dato che ieri sera c'è stato il debutto, come ha reagito il pubblico? Come ha accolto questo spettacolo?
Abbiamo avuto delle conferme molto positive rispetto al lavoro, che è stato molto gradito. Sicuramente hanno apprezzato tantissimo l'interpretazione degli attori. Andrea Lietti nei panni del protagonista, Pietro, e poi Giuliano Comin nei panni dell'amico Bruno. Anche Alice Bossi, nella sua performance, ha riscontrato diversi apprezzamenti da parte del pubblico, e soprattutto una nota non in secondo piano è stata data al tessuto musicale e alla musica, che è stata composta ad hoc dal compositore Fabio Wolf, anche lui parte del duo Du per Du, e che dà a tutto lo spettacolo una connotazione molto particolare, con delle musiche appunto originali che accompagnano tutto lo svolgimento della trama. Perfetto. Prima di salutarci, le chiederei se vuole ricordare ai futuri spettatori che vorranno andare ad assistere appunto alle Otto Montagne dove e quando si svolge lo spettacolo. Siamo al Teatro della Cooperativa, in Guarda, in via Erma da 8, e siamo in scena fino a domenica. La replica del giovedì è alle 19:30, quella della domenica è alle ore 17 e tutte le altre sere, quindi stasera e venerdì e sabato alle ore 20. Io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Ringrazio voi e vi aspettiamo a teatro.